Abbiamo primo e secondo assoluto della Coppa Sile che stanno discutendo di eventuali. Io sono più giovane, ho più tempo per recuperare, lui che sta messo male. Allora, abbiamo qua primo assoluto della Coppa Sile e il secondo classificato con una milfona, con una turbona che non poco gestibile. Che dici, Leo Grande? Beh, sono contentissimo, non salivo su questa macchina da due anni, è una macchina molto difficile da guidare, ha delle reazioni improvvise, ha una potenza molto brusca quando arriva. E quindi questo è sicuramente un percorso poco adatto al turbo, però devo sicuramente essere contento della mia prestazione e poi faccio i miei complimenti più sinceri a Samuele, un ragazzo che va fortissimo, ha fatto un tempo veramente importante perché la strada è completamente mutata rispetto all'anno scorso, ci sono molti più dossi e quindi è molto più difficile stare in strada, è stato veramente bravo, è un titolo luminoso. Samuele, condividi la disamina di Francesco, la strada effettivamente è cambiata o sei arrivato su con soltezza come ha detto qualcuno? No, innanzitutto ringrazio Francesco per i complimenti e complimenti anche a lui, perché salire su un 2000 turbo dopo due anni a fare quel tempo credo che meriti assolutamente sì, assolutamente, anche perché eravamo gli unici ieri sera fino alle 8 in strada a cercare. Se provava anche lui vuol dire che aveva capito, insomma, che non gli stavo lontanissimo. Però la strada secondo me è peggiorata. Ieri abbiamo cercato di fare delle migliorie, oggi ci siamo migliorati, con tutto che è peggiorato abbiamo abbassato quasi di 4 secondi il nostro tempo dell'anno scorso, quindi vuol dire che un passo in avanti l'abbiamo fatto. Sono soddisfatto e ringrazio Simone Fagioli sempre per il supporto anche a distanza e RG Cartronic per il continuo sviluppo della mia macchina in vista dell'ultima gara di Google. Bene signori, avete onorato il centenario, ve lo ricordo, della Coppa Sile alla grande. Complimenti a tutti e 101 i piloti verificati e a voi che avete realizzato un primo e un secondo tempo assoluto. Grazie a te. Grazie a voi. E2SC SS classe 2000. Partiamo dalla terza posizione dove troviamo Rosario Iaquinta, pilota della Best Lap con la Osella PA21 S Honda in configurazione E2SC come abbiamo detto. Seconda posizione per Francesco Leo Grande, il pilota della Fasano Corse, pilota Osella PA2000 per Francesco Leo Grande. E in prima posizione, in questo caso stiamo parlando della classe, prima posizione di classe 2000 per Samuele Mirko Cassiba, scuderia Ateneo Motorsport, la sua scuderia Nova Proto NP01 Synergy 2000 vuoto, la vettura del pilota di Ragusa. Occupate il podio, prendete pure le coppe, sul podio.
perché questa è una premiazione di classe, ma qualcosa mi dice che ci rivedremo tra pochissimo. Eccoli qui, Iaquinta, Leo Grande, Cassiba con la coppa di classe, e tra pochissimo avremo dell'altro da dirvi. Al volante dell'Osella ha conquistato il secondo posto, altra Osella in versione PA2000, il pilota della Fasano Corse, Francesco Leo Grande. Prima di chiamare il vincitore, chiamiamo nuovamente qui sul podio, sul palco, Adolfo Eusebio, vincitore della classe DSG della TCR. Avevamo una classifica incompleta, quindi Adolfo Eusebio, eccolo qui, Adolfo Eusebio, consegniamo pure la coppa e mettiti pure qui insieme alla top 10, perché così un pilota bravo in più non guasta mai sicuramente. Perché noi dobbiamo annunciare il vincitore. Prima di annunciare il vincitore mandiamo un grande saluto, un grande abbraccio a Giovanni Cassiba, purtroppo sfortunato protagonista di questa edizione della Coppa Sila. Nelle battute iniziali ha dovuto fermarsi, ma le corse sono così, ce l'ha detto fino a stamattina, le corse sono così quando si dà il tutto per tutto. Signori, vince il trofeo Domenico Scola, vince la 43esima Coppa Sila con un ottimo tempo di 4:58:62 e portacolori della scuderia Ateneo Motorsport, protagonista anche del massimo campionato, la Super Salita. Arriva da Ragusa, precisamente da Comiso, per la seconda volta firma l'Albo d'Oro, Samuele Mirko Cassiba. Passa davanti a tutti, scambia complimenti con tutti, come si conviene a un campione che si rispetti, ci si complimenta con tutti quanti i protagonisti, con tutti quanti coloro che sono stati degli avversari temibili e che hanno spinto il vincitore a dare il massimo, come hanno dato il massimo loro stessi. E l'ingegnere Ernesto Ferraro consegna il trofeo Domenico Scola e quindi consegna la coppa del primo, il trofeo Domenico Scola. Esattamente, esattamente, eccolo qui. Naturalmente, eccolo qua Emilio che consegna il trofeo Domenico Scola. Emilio, anche tu vai per una foto sul palco con il vincitore. Anche il rappresentante di noleggio, insieme all'ingegner Ferraro, formiamo un'unica. Benissimo, grazie per il suggerimento. Aspettate perché non abbiamo finito, perché il trofeo Misasi va a Carmelo Scaramozzino e quindi con un grande applauso dedicato a un grande amico, a un grande appassionato, il trofeo Misasi va a Scaramozzino, come il trofeo Domenico Scola, a cui è intitolata la gara, va a Samuele Cassiba. Questo è la top 10, questo è il podio della 43esima Coppa Sila, la gara organizzata dall'Automobile Club Cosenza, decimo appuntamento del CVM Sud. Signori, appuntamento alla prossima edizione, grazie a tutti.